e bentornati sul mio canale. Siamo tornati qui con PES 6. Prossima partita Lazio-Napoli. Si parte. Ha preso Totti, spero sia un omonimo, altrimenti grande tradimento. Occhio, Caribari, Ungai, De Silvestri, Berani, occhio alla Lazio. Ferrara, Alemão, Crippa. Vai Zola. Zola! Buffon alla Lazio pure. Colpo di tacco riesce per Zola. Troppo alta. Non riusciamo a vincere, il Milan se n'è andato. JD, Maradona, JD, Renica. Niente, niente, niente! Vergogna! Non riusciamo ad attraversare l'area! Non riusciamo ad essere pericolosi! Vabbè, guarda che tiro di merda! Ah, deviato pure. Napoli prova il cross. Murato. Un minuto di recupero e la palla ce l'ha la Lazio. Vabbè, ma dai, anticipano tutto. Niente, vergogna. 0-0, non riusciamo a segnare. Non riusciamo a segnare ad essere pericolosi. Bocciati tutti. Controlliamo la classifica. Milan 33, Wolfstar 32, noi 27, bye bye. Non accennano a fermarsi le altre due squadre. Siamo 6 punti sotto il Milan. Questo pareggio non ci voleva, era già complicato la classifica già solo vincendo. Però almeno rimarrà. Rimanevamo attaccati al World All Star, ma adesso se ne va anche il World All Star. Quindi dobbiamo difendere il terzo posto, secondo me, perché c'è la Fiorentina a meno 1, c'è l'Inter e la Roma a meno 4. E adesso abbiamo una complicata partita perché il Livorno è settimo e sta facendo un buon campionato, quindi occhio. Riparte, siamo al San Paolo. Napoli-Livorno. Dai ragazzi, una reazione almeno. Il primo posto ormai, secondo me, dista troppe lunghezze. 6 punti sono troppi. Per il ritmo del Milan, del World All Star. Però dobbiamo tornare a vincere anche perché c'è da difendere un terzo posto. JD. Dai JD, dai JD. Messo giù JD, messo giù JD, calcio di punizione. De Napoli lo batte, De Napoli, vabbè, ha preso il pallone. Amelia, pronta a rinviare. Carnevale, Carnevale. Non vedo il Napoli di prima, carico. Meno male, finalmente! 1-0, Drogba! Finalmente la sblocchiamo, il 29enne. Gol importantissimo per noi, per blindare almeno al terzo posto. Assist di Careca, si inserisce Drogba qua che
Leggerezza difensiva, l'hanno lasciato Drogba calciare all'82esimo. Assist di Careca, gol di Drogba. Ci tiene in piedi almeno. Fuori Corradini, dentro Spencer. Fuori Franci. No, non posso fare altri cambi. Ok, allora ultimo in difesa per cercare di tenere questo risultato almeno di 1-0. Che sarebbero 3 punti importanti, tanto per continuare comunque un piccolo sogno scudetto, perché almeno a meno 6 minimo. No, Drogba, che ti sei mangiato? La palla della chiusura del match. Che ti sei mangiato, Drogba? Vai Fusi, riesce ad appoggiare per il numero 23 Drogba, nulla, chiuso, 4 minuti di recupero, si soffre fino alla fine. Dai! Primo, ma questa è beffa totale. Primo tiro in porta del Livorno nel finale 1-1. Passoni, tra l'altro un colpo di testa parabile. Un colpo di testa parabile. Ma dai. Careca. Careca. Tira, vai a fondo. Careca di merda. Niente, pure pareggio oggi, ma dai, che gol beffatoio preso. Non ce lo meritavamo questo pareggio, perché Livorno non ha fatto niente. Questo tiro e basta, infatti, un tiro, uno nello specchio della porta, quel colpo di testa nel finale. Noi 12 tiri, 6 nello specchio della porta. Non vuoi vedere nemmeno le pagelle, dai. 2 punti persi così. Allegno Tardini. Parma-Napoli, speriamo che questa sia la partita della reazione. Anche perché la prossima l'abbiamo contro il World All-Star in Coppa Italia. E dobbiamo vincerla quella, se vogliamo almeno puntare ad un trofeo stagionale. Carnevale, carnevale, carnevale! E allora 1-0, ci sblocchiamo subito questa volta. Parma 0-Napoli 1, carnevale, avanti. Carnevale al quinto minuto 1-0. Dai ragazzi, un po' d'orgoglio. Maradona, 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 peccato. Potremmo fare subito 2-0 in 10 minuti. Ferrara, Francini, e c'è il 2-0 di Carnevale, doppietta, doppietta di Carnevale, Parma 0 Napoli 2, doppietta del 29enne, vai così. Maradona, 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 Maradona! 3-0! Ci siamo svegliati allora, finalmente! Maradona! Il trentenne! 1! Un gol segnato oggi! Ed è 3-0 in 25 minuti! Finalmente! Rivediamo il grande Napoli che eravamo abituati a vedere! Amsic, Amsic, mare chiaro, per Maradona, che carica il tiro e poi c'è il gol di Carnevale, tripletta, 4-0, 4-0, e così c'è ancora più rabbia e rammarico, perché si poteva fare di più nelle partite precedenti.
con Livorno e Lazio. Non dico con la Lazio, ma con il Livorno si doveva vincere, dai. Maradona nulla. Finisce così 4-0. Abbiamo chiuso già nel primo tempo. Grande vittoria, Napoli travolge Parma. Una vittoria che ci voleva, era necessaria per gli animi della squadra. Andiamo a vedere le pagelle, ma penso che non ci sia il mistero sul migliore in campo, vero Carnevale. Infatti si guadagna un 8, Giuliani 5 e mezzo, ma perché non ha fatto una parata di nota. Come prossima partita ci saranno i quarti di finale di Coppa Italia, l'andata dei quarti di finale, poi inizierà il calciomercato. Andiamo a vedere un attimo la classifica. 38 Wallstar, il Milan si ferma, quindi Wallstar passa primo addirittura. Noi siamo a meno 6 da Milan, 7 lunghezze da Wallstar, praticamente abbiamo guadagnato un punto. Peccato perché se non si perdevano quei 4 punti, il discorso cambiava. Guardate la differenza tra l'attacco del Milan e del Wallstar con il nostro. 21 gol noi, loro 33-36. Abbiamo meno gol subiti del Milan perché loro 10, noi 7, però il Wallstar ne ha subiti solo 3, quindi sarà forse il quarto di finale più difficile da affrontare contro il Wallstar per lanciarci verso la vittoria di almeno un trofeo. Bene, per oggi è tutto. Iscrivetevi al canale, cerchiamo di arrivare ai 300 iscritti. Possiamo farcela. Lasciate un mi piace, attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Bye bye!